piovono, vedete questi? Piovono, stanno per arrivare, questi qua, stanno per arrivare. Salve ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Mi raccomando, prima che inizi, lasciate un bel like, l'iscrizione, commentino e attivate la campanellina per non perdervi più nessuna notifica di questi video che vi porto. Oggi video sul calciomercato dell'Inter. Vi stavo dicendo che questi stanno arrivando perché con le cessioni di Skriniar e Pinamonti l'Inter dovrebbe guadagnare una cifra che va attorno ai 90-95 milioni. Mi raccomando, in descrizione ci sono tutti i link che vi servono per seguirmi. C'è quello di Instagram, quello di TikTok, c'è il link del mio primo canale dove tratto solo ed esclusivamente i giochi Supercell. C'è il link di OneFootball, applicazione completamente gratuita che vi tiene aggiornati su tutte le notizie del calciomercato, e l'ultimo è il link di uno strepitoso gadget che è questo qui, 54 salviette umidificanti che servono per pulire telefoni, tablet, computer, ma anche gli stessi occhiali. Potete acquistarli su Amazon al costo di 9,99€, ragazzotti miei. Mercato dell'Inter, importante, tante cessioni, tanti arrivi, addirittura anche a parametro zero. Stiamo ancora aspettando il nostro diamante, no? La nostra torta, che è appunto Paulino Dybala. La sua trattativa sta ancora in stand-by, perché fino a quando Sanchez oppure Dzeko non vanno via, non si può sbloccare quello che è l'affare Dybala. Oggi parleremo di due cose molto molto importanti. Una è il mercato di Bremer e l'altro Milenkovic. Già abbiamo parlato l'altro giorno, quindi non ne vado a riparlare. Sapete che su Milenkovic c'è la concorrenza di Juventus, Napoli e tutte tante squadre, no? Ecco, io poi ci ho fatto un video, ho detto che cosa ne penso di Milenkovic. Se non l'avete visto, ve lo lascio qui sopra in alto alle schede, va bene? Allora, sappiamo che Bremer prossimo anno vorrà fare la Champions, e le squadre da Champions, almeno in Italia, sono 3-4, Inter, Juventus, Milan e Napoli, sono queste le 4 squadre principali, quindi potrebbe andare in queste 4. Nel Milan non gli hanno mai formalizzato un'offerta, la Juventus bisogna stare attenti, il Napoli io credo che non se lo riusciranno mai a comprare, anche se oggi ce l'hanno perché con il prestito è venduto a 40 milioni. La squadra più vicina a Bremer è l'Inter. Una settimana fa è stata formalizzata la prima offerta per Bremer. Cairo, il dirigente del Torino, chiede 40 milioni. Ecco, i contatti proseguono, come voi sapete, no? Ecco, l'Inter per avvicinarsi a quella cifra chiede 35 milioni più qualche soldo di bonus per avvicinarsi a quelle che sono quelle cifre. Sapete che cosa è secondo me? L'Inter c'ha paura che nel caso in cui se ne va Skriniar, Bremer già se lo va a comprare la Juventus oppure il Milan oppure il Napoli, quindi se lo vuole blindare. E addirittura credo che Bremer arrivi prima che se ne vada Skriniar. Ho questo presentimento. Raga, oggi è sabato, oggi è venerdì 15 luglio, io credo che dal 18, da questo lunedì, si inizia a parlare tanto di Bremer e si inizia finalmente a parlare di visite mediche per questo giocatore. E questo era il primo punto di cui volevo parlare. Poi il mio pensiero su Bremer, già ve l'ho detto, raga, è fortissimo Bremer, sarebbe veramente forte insieme a De Vrij, insieme a Bastoni. Poi che cosa ha detto Inzaghi? Inzaghi ha detto che tutti i difensori devono averci i doppi gambi, no? Cioè, difensori centrali abbiamo D'Ambro, abbiamo Di Marco, dobbiamo trovare adesso un Vicerranocchia, quello che non abbiamo ancora trovato, quello è un problema. Vicerranocchia non abbiamo ancora trovato. Spuntavano i nomi, se non erro, di Acerbi,
ma anche lo stesso Milenkovic, che sarebbe buono perché è giovane, alto e può fare un buon ruolo là. Ultima notizia importante, Pinamonti. Allora, ieri sera mi stavo vedendo un'intervista tra Galliani e Marotta e hanno detto che le loro società sono in buon rapporto, perché l'Inter ha anche alcuni giocatori in prestito nel Monza. Il prossimo anno il nostro Pinamonti, che sul mercato vale 20 milioni, dovrebbe andare al Monza in prestito a 20 milioni. Quindi si iniziano a guadagnare i soldini. Poi l'Inter vuole riprenderselo con il diritto di controriscatto, cioè vuole riportarselo all'Inter, perché alla fine, ragazzi, Pinamonti è sempre così, prestito l'anno scorso, prestito Empoli, quest'anno prestito Monza. Alla fine la spunta del Monza su Pinamonti, anche l'Atalanta era interessata, però il Monza ha spiccato questo affare e si iniziano a guadagnare i big money. Ripeto, adesso siamo a 15 luglio, ma vi devo dire che la mia società, sono contento di tutto quello che stanno a fare, sono contento come stanno a gestire il caso Skriniar. I contatti con Skriniar sono stati un po' fermati, non ci sono state delle ultime offerte, ma dalla prossima settimana potrebbe esserci il rilancio del PSG, ma poi magari il PSG molla Skriniar, rimane e ci compriamo Bremer, perché Bremer, a prescindere che Skriniar va via, viene lo stesso, ve lo dico, questo ne sono estremamente sicuro. Raga, spero che questo video vi sia piaciuto, se fosse stato così mi raccomando like, iscrizione e commenti. Ci vediamo direttamente al prossimo video. Ciao, 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 ciao!